Ottobre è il mese della prevenzione. La Regione Abruzzo, seguendo i protocolli nazionali al lavoro per garantire gli strumenti adeguati ad affrontare l'influenza e il Covid, che pur sempre fa registrare un aumento di casi positivi. Sì, la campagna vaccinale spontanea e gratuita inizierà il 10 ottobre come l'anno scorso. La campagna vaccinale antinfluenzale è finalizzata agli ultra sessantenni, quella per il vaccino Covid, sempre su base volontaria, ugualmente è raccomandata alle persone fragili. C'è da sottolineare che non c'è nessun allarmismo, nessun dato importante per quanto riguarda il Covid, è solo su base spontanea. Le modalità dove e come lo stiamo ancora valutando nell'ambito della regione, senz'altro saranno attori, farmacisti e medici di medicina generale, però si sta ancora organizzando attraverso tavoli tecnici questa modalità del coinvolgimento sempre più esteso sul territorio. E se anche la variante Eris, la più diffusa in Italia, è particolarmente contagiosa, pare che i vaccini in arrivo di nuova formulazione, come comunica l'Istituto Superiore di Sanità, siano comunque efficaci. È solo a livello preventivo, stiamo seguendo quelli che sono gli indirizzi nazionali. Il ministro più di una volta ha ribadito che siamo assolutamente in una, diciamo, forma molto sicura, per cui è solo da un punto di vista gratuito, ripeto, e soprattutto spontaneo.